del Partito Democratico, non lo so, li metto assieme a tutti gli altri, tanto ormai non c'è nessuna classe politica che rispecchi ciò che vuole veramente la gente. Francamente me ne infischio. È un partito nascente, quindi staremo a vedere. Sono assolutamente apolitico, quindi non ho argomenti a proposito. Del Partito Democratico si può dire tutto di bene o di male, ma bisognerà che lo vediamo sul campo cosa riuscirà a fare. Va bene, interessante. Che l'Italia è come una grande pianta e una grande foresta, se non si rinnova tutto è destinato a morire e a scomparire. Quindi io nelle piante nuove e nella speranza metto nel Partito Democratico questo grande concetto di rinnovamento e di libertà. Non riesco più a credere nei politici e in tutto quello che fanno, perché mi sembra che ognuno pensi a sé e basta e non al popolo italiano. Sul Partito Democratico, dopo lì dipende da uno come la pensa, l'idea che ha. Può andar bene come non può andar bene. Tutto dipende da lì. Sono di sinistra anch'io, però adesso da DS siamo andati al Partito Democratico Italiano per vedere se la situazione va un po' meglio o va sempre così. Ma io penso che per noi poveretti, tra più o meno destra e sinistra, siano un po' tutti uguali. Non fa parte della mia vita, non fa parte della vita reale, non ne penso nulla. Non lo conosciamo. In tutta onestà ne so poco. Direi che è un ottimo esperimento, speriamo che possa avere successo. Io ovviamente sono favorevole, ne faccio anche parte, quindi posso solamente dire che per me è una cosa molto positiva. Credo che sia una cosa buona, perché finalmente possono riunirsi diversi partiti di sinistra o di centrosinistra e dare origine a qualcosa che ci porti finalmente, spero, su una via, non dico di pace, ma quasi, insomma. Basta con queste litigate, perché l'Italia non ne ha proprio bisogno. Speriamo che sia meglio di tutti gli altri. Sono da quella parte lì e penso che sia una cosa giusta e speriamo di migliorare la situazione, perché mi sembra che è un periodo un po' così così. È nato da pochissimo tempo, fallo crescere un attimino, non hanno ancora espresso delle idee chiarissime in tutto quello che c'è da dire. Cioè, non hanno ancora dato un parere chiaro e definitivo del loro programma, delle loro iniziative, di quello che faranno.